Le ultime tragedie che sono successe quest'anno sui luoghi di lavoro, non nel nostro territorio ma in Italia, non fanno assolutamente abbassare la guardia rispetto alla tematica, e oggi più che mai, in occasione appunto della giornata mondiale per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, oggi siamo qui a testimoniare che anche qui in provincia di Lecce la situazione continua a non andare bene, e appunto il livello di guardia non deve essere assolutamente abbassato. La presentazione e la testimonianza dei nostri RLST nel lavoro quotidiano appunto riporta questa realtà. Oggi la nostra richiesta è quella di dire basta ai morti sul lavoro. È impensabile che un lavoratore esca da casa la mattina e la sera non faccia più rientro solo perché sono stati sottovalutati i rischi di quelle che sono poi le problematiche lavorative. Noi diciamo basta alle morti sul lavoro perché molto spesso, soprattutto nel nostro settore, in quello delle costruzioni, si pensa ancora una volta ad abbassare non solo la guardia, ma soprattutto i costi. Non si pensa molto spesso al lavoro regolare, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anzi questo si pensa proprio possa essere quella parte contrattuale dove ancora ci si può abbassare la guardia, dove ancora ci si può risparmiare. E questo noi lo riteniamo assolutamente non solo ingiusto per il lavoratore che lo vive in prima persona, ma per tutta la collettività, perché oggi la morte nel luogo di lavoro non è quello, è anche un problema collettivo, non del singolo. La figura dell'RLST nasce dalla contrattazione di secondo livello, quindi di fatto è stata istituita, e questa figura, che sono delle figure dove questi rappresentanti svolgono un'azione informativa sui cantieri e sui luoghi di lavoro, su quelle che sono sostanzialmente le regole da rispettare. Mi riferisco a tutto quello che attiene un ponteggio, l'allestimento di un ponteggio, piuttosto l'utilizzo o meno anche degli indumenti di lavoro utili, che vanno dalle scarpe antinfortunistiche all'elmetto, perché ricordiamo che sostanzialmente la stragrande maggioranza dei purtroppo decessi o degli infortuni avviene per cadute dall'alto. Quindi ovviamente questi nostri RLST girano in provincia nei cantieri, appunto per aiutare, dare informazione e cercare di dire alle aziende: mettetevi in regola. Ovviamente non è solo il lavoro che finisce con il compito dell'RLST, ma ovviamente anche le istituzioni devono fare il loro compito, quindi attraverso una velocizzazione degli accertamenti, perché purtroppo non è sufficiente passare in un cantiere e verificare che il cantiere non ha norma, e poi magari fino a quando arrivano gli ispettori per fare gli accertamenti appunto ispettivi, questo cantiere magari è già terminato, è già chiuso. Quindi una maggiore velocizzazione, perché non è solo un problema sindacale, ma è un problema anche politico ed istituzionale.